Ciao a tutti, oggi realizzeremo insieme questa cane, per creare questa mille fiori cane ci occorreranno questi colori qui, il Fimo Effect, quello traslucido rosa, quello rosato, l'Effect traslucido giallo, un pochino di rosso, io ho usato il numero 24 e una punta di marrone, questi due proprio pochi, fondamentalmente ci serviranno quasi solo ed esclusivamente questi due colori qui, di questi proprio una punta, e si ottiene questo colore qui. In camera e creo una Skinner Blend. Penso anche che invece era quello un po' più squadrato, che aveva una gonna di ma un scollo un po' troppo profondo, secondo me, forse era un po' troppo profondo. E questo invece ma secondo te che tutti abiti che hanno stato c'è la vita, secondo me sì. Lucia, Chiara, ti abbiamo lasciato qualche istante. Lucia, l'abito dei tuoi sogni ti viene regalato per aver partecipato a chi veste la scuola. Bravo! Lucia, ma quale vuoi buttare? Ti abbiamo raccontato una bugia. Tua mamma e tua suocera sono le nostre sicura. Sicura di me. Sapevo che Lucia e Bella ma abbiamo sbagliato il pizzo nel mantino, lo so. Ha usato un po' di pizza e quindi ho fatto un mese anche questo sofisticato, veramente. Scusa, tu fai bene, devo per dimenticare, forse non è. Sono preso, non è la scuola, lui. Buongiorno a tutti. Credo che siano chiari tutti i motivi e l'urgenza della riunione di oggi, alla luce dello stato di salute del segretario. C'è da aggiungere che la macchina è rotta. Ci credo che anche oggi mi pervenisse forte e chiara la sua nascita. Bottini dentro pochi giorni, quanti? Ma non si sa esattamente, i medici hanno parlato di qualche giorno, sai, le solite cautele che si usano in questi casi. E allora perché non si fa niente di un suo ricovero potrebbero far pensare a un partito in pessima salute. Purtroppo le cose si muovono in maniera un po' diversa da come le vedete voi intellettuali, Bottini. Per me questo malore è un dono inaspettato. Allora vi chiedo, perché non lo sfruttiamo? La gente ama il fattore umano, ama il pettegolezzo. Ama anche la merda, Francesco, ma non per questo bisogna dargliela. Io direi di parlare direttamente con lui. Intanto gli facciamo sentire il nostro affetto. E poi forse è meglio affrontare con lui il problema dell'opinione pubblica, no? Lo chiamiamo? Che dice? Sì, lo chiamo io. No, no. Andiamo. Sono assente.